Buonagana amici amiche, benvenuti a questa nuova puntata qui su House of Lord. Io sono Lord Kikko e questo è The Bridge, il gioco rompicapo più difficile del mondo. No, non lo so, ragazzi, se sapete, se conoscete qualche altro gioco rompicapo di difficoltà estrema, fatemelo sapere che provvederò a prenderlo, perché dopo tutto sono masochista, questo tipo di giochi sono difficili ma mi piacciono. Allora, ok, vediamo subito di... Allora, dobbiamo andare a prendere la chiave, abbiamo diverse inversioni. Allora, bisogna capire innanzitutto la struttura. Allora, la struttura è ben strana, eh. Allora, no, allora io direi di andare di qua. Andiamo di qua, che almeno possiamo invertirci. Ok, io però adesso sono bianco, potrei passare per la porta. Peccato che la chiave ci sfugge. Ok, senza paura, perché tanto le palle sono da un'altra parte. Questa niente, non c'è verso di prenderla. Ok, reinvertiamoci. Oh, che cazzo. Faccio così e questo mi viene addosso. Niente, non siamo riparati da... ok, quindi è la madonna. Con la maledetta palla. Allora bisognerebbe, secondo me, no, di qua. Perfetto. Aia! Non mi ricordavo più che lì c'era la palla. Ok, la palla l'abbiamo spostata. Quindi adesso possiamo utilizzare l'inversione. Il problema è che se io faccio così, la palla mi viene addosso. Se io faccio così, vado addosso io la palla. Questo è tremendo, questo livello è veramente complesso, ragazzi, è veramente qualcosa di fuori dal normale. Allora, niente, qua non ci abbiamo cavato un ragno dal buco, purtroppo. Questa porta è lucchettata, vabbè. Allora, io direi un attimo di ricominciare il livello, si ricomincia il livello. Perché allora c'è qualcosa che... allora, andiamo, ok, flippiamo, adesso noi siamo messi così, quindi andiamo un attimo. No, questa palla con fingarda non mi piace. Allora, la palla è là. Ecco, noi dovremmo spostare appunto quella cazzo di palla da là. Quindi, ok. Allora. Ok. Oh, dai che ci sono, dai che ho capito. Ragazzi, ci ho ragionato un attimo, prima di continuare il... fare il video, ma ok, e qua è giusto. Il problema è che adesso siamo neri, siamo scuri, infatti. Come fare? Allora, vediamo un attimo. Bisogna riandar qua, rientrare nella sfera magica. Bisogna rifare il giro praticamente. È un triangolo, si chiama The Triade proprio perché è un triangolo. Quindi bisogna rifare completamente il giro. Stavolta... wow! Per poco non finivamo schiacciati. Adesso se noi giriamo... Guardate, ma porca... con i comandi non ci sono. Siamo bianchi, la porta è aperta. Voilà!
quella ragazzi, ragazzi, ci ho pensato un attimo, mi sono studiato bene il disegno, perché la roba fondamentale è studiarsi sti disegni impossibili. Dove cazzo siamo? Minchia. L'intersezione. Alla faccia. Anche qua mi sa che dovrò. Ok, questa sblocca. Sblocca, quindi abbiamo una sola palla a disposizione. Adesso va sbloccata la porta. Paura. Ok, sblocca la cosa. Adesso questa, secondo me dobbiamo farla ruzzolare all'interno del vortice, di modo che... in modo che nulla. Allora, vediamo un attimo. Sì, il problema è che se adesso noi... Aspettate, aspettate, aspettate. Momento, momento. Momento, momento. Vabbè, va. Ma che cazzo mi è andata di là? No, no, aspettate un attimo, aspettate. Ci sono, Vieni qua, ruzzola. No. Ecco. Bravissimo, perché c'è questo vento. Vedete le strisce nere? Questo vento che è infingardissimo. Ale. Come un pirla proprio. No. Ma che cazzo. Dovevamo finire noi nel vortice, perché dopo noi finiamo nel vortice. Non giù, cioè, mi sei sempre finto nel vortice, un pezzo di stracchino unto. Bravo. Vedi che non è difficile entrare nel vortice. Tac, ragazzi. Cos'è? Che cazzo era? Porca vacca, ci siamo visti. Allora, aspettate. Che cazzo bisogna fare adesso? Allora, abbiamo la palla nel vortice. Noi siamo qua liberi di sculazzare. Questo servirà a qualcosa, Se l'ha messo vuol dire che a qualcosa servirà. Mi sa che ho sbagliato qualcosa, ragazzi. No, c'è qualcosa che non mi torna, ragazzuoli. Vabbè, ragazzi, faccio... Ma che cazzo, faccio prima a ricominciare il livello, perché ora che torno indietro ci vengono i capogiri. Allora. Secondo me era giusto mandarla là dove c'era la porta, quindi quella roba che abbiamo fatto prima. Thank you.
che adesso non mi ricordo più però com'era. Porca miseria. Ok, era così. Era così. E vaffanbuche. Ma dai, vieni giù, cazzo di un coso. Dai, piano. Hola. E che cazzo. Ci voleva tanto. Ok. Adesso, magari anche Noli. Stesso quello che avevamo fatto prima. Non è difficile, su. Su, ciccio. Lasciamoci cadere come se non ci fosse un domani. Bella lì. Su questa. No. Perfetto. No. Eh no, secondo me non deve cadere lì la palla. Non deve andare. Ecco, l'errore che abbiamo fatto è farla andare lì. Secondo me bisogna, aspettate, farla ritornare nel... però adesso ci siamo cascati noi nel buco. Madonna mia. Ok, lei lì e noi cadiamo qua. Adesso che lei è da quella parte di lì, vediamo un po'. Ok, siamo così, ma... Ma una ceppa. Vediamo un attimo se riesco a... Eh no, però così mi ritorna nel buco. Ai 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 ai. No, 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 allora. Aspettate un momento. Adesso dobbiamo fare... magari andiamo da questa parte. Che imbilico, imbilico, dove cadrà, dove cadrà? Dove volete che cada, ovviamente. Ti ho fregato. Strunz. Strunz. Adesso con la palla lì la dobbiamo liberare. Sì, è giusto, cazzo. Scusate, se la lì... No, se la libero succede patatrac. No, non... Ecco, andiamo. No, 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 no. Allora, scusate, ho qualche problema a capire. Cioè la palla praticamente a questo punto dovrebbe andare dall'altra parte e io riscivolare dentro lì. Ma è... come riuscirci? Questo è il problema, ragazzuoli. Come riuscirci? Vaffanculo, va. Come riuscirci? E che cazzo ne so, mica.
ci stiamo rifacendo la stronzata di prima, cioè poi, madonna, mi sto bloccando. Otteniamoci un attimo così che... Allora, se io vado a destra, questa scende e mi schiaccia. Se scende dall'altra parte, va nel vortice, siamo praticamente pieno. Vabbè, così è una sfidata. Ok, questo dovrebbe entrare, esatto. Poi dovrebbe... Ecco, e la facciamo andare proprio lì. Allora, noi rigiriamo, ci facciamo risucchiare, giriamo, che questa adesso dovrebbe andare lassù. Bella lì, bella lì. E questa viene qua. Forse bisogna fare così, tenerla giù e andare. Ma va, ma no, devi stare giù lì, cazzo. Stai giù, ti prego. No, c'è qualcosa che abbiamo scazzato. Mi sa che la palla deve andare nel... Ecco, dentro lì, e noi dall'altra parte. Ah! gioco di merda, bella, bella. Ok. Adesso che siamo qua, usiamo st'inversione. Non ho ben capito. Allora, adesso... scusi. No, secondo me non doveva andare lì. Siamo completamente invertiti. Allora, Cazzo. Allora, buongiorno mio. Dritto così, dritto. Ok, giriamolo subito. Ecco, di modo da tenerlo bello adeso. Là. Quindi se io adesso mi sposto. Vediamo un po' che cazzo è successo. Quella se ne sta lì. Bella, precisa. No. Ah, aspettate. Forse ci siamo. Ok, adesso noi andiamo qui. Quindi questa in teoria... Dove cazzo? Sì, e c'è. Mamma mia, tanta roba. Allora andiamo a vedere com'è sto livello e vediamo se farlo o meno, perché veramente è... Mamma mia, già l'arcata mi sta qua, già l'arcata. Sembra facile, allora... Quindi questo sblocca. Minchia, ragazzi, qua bisogna... Allora, la palla è in quel livello, dovrebbe andare giù di lì. Madonna, ci sono anche le inversioni. C'è anche una bottiglia di vino. Mamma mia, mi sa che questo... Aspettate, vediamo un attimo. E adesso non sono... Non solo ci sono le immersioni, ragazzi, c'è anche sta...
Sta roba qua che odio veramente, odio con tutto me stesso. Vediamo un po' se riusciamo a sguinzagliare. Bella lì, adesso è chiuso, ok. Stai lì normale, stai lì normale, questa è bloccata, quindi non può scapparci. Oh cazzo! Maron. Bello, giochiamo che. Giochiamo a inseguirci. Gioco a inseguimento con la palla. Allora, non ci sto capendo una minchia. Io devo far andare la palla dall'altra parte. Come cazzo si fa a far andare la palla dall'altra parte? Sì, vabbè. Ragazzi, Maronna, che non so se avete visto che acrobazia. Stavamo sculassando dall'infinito e oltre, invece il Lord ha ripreso la situazione in mano. Adesso sono due palline, una bianca e una scura. Se io faccio così la palla se ne va remengo. Quindi non bisogna. Piano, 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 piano. Paura, paura, che trick ragazzi, che trick. Sento un attimo il punto di partenza. Bello, inutile, vabbè. Niente, su qua ci devo mettere la testolina, ragazzi. Fatemi sapere se voi avete scoperto qualcosa di questo complicatissimo e ulteriore enigma di The Bridge. Maledetto il giorno che ti ho installato. Comunque, mi raccomando, spolliciate per le mie performance, soprattutto per gli ultimi due trick che ho salvato il nostro professorone. Vi ricordo di iscrivervi alla pagina Facebook e a Twitter. Noi ci rivediamo sempre qui su House of Lore con un prossimo video. Restate come sempre sintonizzati e a wanagana. Dai, ecco 1000 sporcredi. Sì, lo so, sono stato uno stronzo a regalarglieli, ma vorrei andare d'accordo almeno col nostro vicino perché si inizia da...